Bentornato negli studi di Tempo Radio a Franco Perini, sindaco di Casalmoro. Buongiorno sindaco e bentornato negli studi di Tempo Grazie, Radio. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori tutti a partecipare alla trasmissione e ricordiamo le coordinate, il numero per mandare gli sms come anche i messaggi WhatsApp, il 348-3188-339, poi ancora il numero per chiamarci lo 0376-63-1709 e la diretta streaming sulla pagina Facebook e su YouTube. Allora, dunque, bilancio consuntivo mi accennava poco fa, no, proprio un secondo fa, proprio, quindi sì, parliamo sì. di questo. Sì, stavo dicendo appunto che siamo nel periodo dei consuntivi, quindi anche noi il 29 aprile faremo un consiglio comunale per approvare il bilancio consuntivo e quindi possiamo anticipare un pochino quello che è il risultato. Diciamo che come avremo un avanzo complessivo di 788.000 euro, di cui 532.000 liberi da poter utilizzare, e anche la parte corrente è positiva per circa 98.000 euro. Questo nonostante tutti i problemi che ci sono stati nel 2020. Perché c'è stato qualche problema? Insomma, veramente è stato un anno molto molto difficile per tutti noi, ma anche per quelli che sono la gestione delle finanze pubbliche. Quindi ci siamo arrivati anche grazie al rinvio di alcune rate mutui che ci è stato concesso di poterle rinviare e soprattutto per una tenuta comunque del gettito IMU, perché sia a conto e saldo, e questa è una cosa che mi sento di ringraziare anche i cittadini e le imprese, che in un momento così difficile, insomma, anche questa entrata comunale ha retto e ci ha consentito comunque di chiudere il bilancio con tutte un milione di problematiche. Ecco, quando si parlava di un avanzo, che c'è la differenza tra l'avanzo complessivo e quello libero, è perché ci sono delle partite vincolate. Una di queste partite vincolate in particolare sono i 165.000 euro del fondo Covid che ci è stato dato dallo Stato, che sono talmente complicati che li abbiamo messi nei vincoli, perché molto probabilmente la maggior parte di questi dovranno essere restituiti, ma devono essere restituiti perché questo fondo andava a incidere solo sulle mancanze di gettito diretto, no? Venendo quindi non sottovalutando tutti quegli aspetti di mancanza di gettito anche indiretto che comunque i comuni per vari motivi hanno avuto. Ecco, ad esempio, ne cito uno perché noi ad esempio noi poco prima della pandemia abbiamo avuto un'esplosione su alcuni casi sociali che hanno portato a dei provvedimenti, ma a causa della pandemia la soluzione di questi casi, vuoi per la chiusura di alcuni uffici, vuoi anche giudiziari, anche, cioè per tutta una serie di questioni, sono tempi che si vanno a prolungare, no? E quindi soluzioni che potevano essere risolte prima non sono ancora risolte, per cui porta a un prolungamento di quelli che sono gli oneri di mantenimento da parte del comune. Anche questo è un effetto, diciamo, secondario, perché io avessi risolto la situazione avrei avuto meno fondi da mettere per questa. Certo. Sì, ma è tutta una cosa cascata. E poi volevo dire, su questi 165.000 euro, adesso io sono sempre qui a parlare di queste burocrazie, cioè in questo periodo sono stati dati questi soldi, ma in questo periodo non si sentiva l'esigenza di una burocrazia enorme sulla rendicontazione di questi soldi, perché ci sono modifiche, ecco, non dico giorno per giorno, ma dico che ad oggi, che uno sappia esattamente come vanno rendicontati, come debbano essere giustamente classificati al 100%, dica io lo so perfettamente, penso che non c'è nessuno, perché c'è ancora un dibattito di come devono essere considerate certe spese, certe che possono essere utilizzate, certe no, per cui insomma mi sembra un po' nella situazione in cui siamo un po'
anacronistica questa cosa, hai dato i fondi al comune, dai la possibilità di spendere senza spendere ore e ore di studio, noi dobbiamo fare dei corsi per capire cosa mettere, cioè andando incontro eventualmente anche a ulteriori costi, sia in tempo che magari in formazione. Certo. Sì, è un classico, sì. Un piccolo assaggio, ma proprio un'idea se la può fare qualcuno, magari quando deve andare a pagare qualche cosa di complicato, cose di questo tipo qua, no? Che si trova i bollettini. Io quello che dico, vorrei far capire, perché a volte il cittadino dice ma il comune. Allora, io vorrei far capire anche i cittadini che il comune è l'ultimo anello della catena amministrativa o comunque degli enti pubblici, quello più vicino al cittadino. Il cittadino trova tante difficoltà in tante situazioni, siamo tutti cittadini e lo sappiamo, però deve essere percepito anche il fatto che il comune stesso nel raffrontarsi con i livelli superiori, amministrativi superiori, ha le medesime difficoltà, ma molte, cioè non viene considerato il fatto che sia un comune, o tantomeno che sia un piccolo comune, cioè il trattamento è uguale. Ecco, tanto per dire. Certo, no, assolutamente. Allora, e poi invece voi avevate fatto un bando per le attività produttive, se mi ricordo bene. Ecco, esatto, qui questo bando per le attività produttive sono circa 40.000 euro. Siamo alla fase finale e penso che entro la fine mese verranno erogati. Anche qui non vorrei continuare a ripetermi, questi sono considerati aiuti di Stato. Hanno una procedura che è, cioè che non è che noi aspettiamo erogarli o perché non è un contributo del comune che può gestirselo insomma, con i crismi fatti dal bando, ma può decidere poi come calcolare i beneficiari in base a un regolamento, eccetera. Qui è tutta una prassi molto più complicata, prevede diversi passaggi burocratici, ma anche quindi anche su portali vari, eccetera, e la costituzione di una commissione particolare. Consideriamo solo che per questi aiuti, no, noi siamo obbligati, a parte è già previsto che non debbano avere pendenza col comune, ma questo per legge, e quindi ma ci serve anche il DURC. Per chi non lo sapesse, il DURC è il documento di regolarità contributiva. Ecco, adesso dare un aiuto di Stato per aziende che hanno difficoltà e pretendere anche che in questo periodo ci sia il DURC perfetto, mi sembra, cioè magari questi soldi servivano per regolarizzare la posizione contributiva, come viene a dire questo, ma questo sono uno delle tante problematiche, per cui siamo a buon punto su tutte le prassi e è nostra intenzione entro fine mese di dare questo contributo. Ecco, c'è da dire che ha impiegato un sacco di ore di lavoro degli uffici, giornate, insomma. Ciò nonostante, noi adesso entro l'anno, una volta esaurito questo, già preannuncio, comunque entro l'anno faremo un ulteriore bando di 28.000 euro, anche questo, insomma, adesso non so ancora quando lo faremo, ma è un bando che faremo comunque entro l'anno, altri 28.000 euro di aiuto alle attività produttive. Quindi sì, come stava dicendo lei, appunto si stanno sentendo in questo periodo vari imprenditori che protestano, c'era una per esempio faceva presente, le bollette arrivano ma gli introiti no, cioè per cui appunto lei parlava del DURC, appunto sì, cioè alla fine capisco che se è un provvedimento giusto perché in un periodo normale è giusto, in questo periodo soprattutto quando si sta parlando di aiuti è un po' eccessivo, ma noi non possiamo omettere tutti questi controlli, tutti questi step, tutti questi passaggi, perché noi comunque stiamo gestendo i soldi dello Stato, quindi certo. Poi alla fine deve essere tutto giustificato, deve essere tutto fatto coi crismi che ci prescrivono così, di controllare, ecco. Allora, fermiamoci un attimino con Franco Perini, primo cittadino di Casalmoro. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte.
Assieme a Franco Perini, primo cittadino di Casalmora, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Abbiamo allora parlato appunto di questo bando e ci ha spiegato anche delle difficoltà, obiettivamente noi non immaginiamo neanche appunto invece che hanno i comuni. A proposito però adesso facciamo anche un aggiornamento sui lavori, Sindaco. Sì, i lavori stanno procedendo così come da tabella di marcia, per cui i lavori su Corte Castello per Lombardia Tuesday, siamo prossimi al 50% dei lavori e quindi entro 30 settembre sicuramente verranno completati i lavori. La scuola materna, sempre con l'appalto da 1.620.000 euro, è concluso il bando. Quindi abbiamo iniziato le verifiche delle offerte e quindi c'è tutta questa fase di analisi, ma ritengo che già la settimana prossima venga fatta l'assegnazione provvisoria alla ditta che avrà l'appalto su questi lavori. Quindi penso che la fase così di verifica, perché anche lì c'è una fase lunga prima, verifica tutta di qualità e poi di economicità eccetera, quindi comunque verrà conclusa la settimana prossima e quindi con l'assegnazione della ditta, quindi la previsione di iniziare i lavori entro l'estate penso che sia confermata, ecco, perché chiaramente una ditta quando riceve l'appalto non è che parte il giorno dopo, ma c'è tutta una fase poi di produzione di altra documentazione e quindi poi di allestimenti in cantiere eccetera, comunque penso che entro l'estate, a proposito di burocrazia, infatti, esatto, no vabbè, ma insomma chiaro però. Allestimento di tutto quanto serve, però una volta assegnato il lavoro insomma già si parte e quindi sicuramente entro l'estate partirà questo cantiere. Poi ci sono altre idee, altre cose che bollono, insomma diciamo che c'è una programmazione, però non mi piace dire cose per cui poi magari non porteremo avanti eccetera, quindi siamo in una fase di studio di costi, fattibilità, possibilità di finanziamento eccetera, che porteranno ad altre progettazioni più avanti e quindi quando avremo numeri, cose un po' più certe, sicuramente ne parlerò. Ecco, invece una cosa che voglio dire è che la prossima settimana dovrebbero iniziare l'installazione di una colonnina per ricarica auto elettriche. Questo è sempre un progetto sviluppato assieme a SISA. Quindi la settimana prossima verrà installata questa colonnina che il circuito è B-Charge, si chiama. È una ditta che nei prossimi anni installerà 30.000 colonnine in Italia, quindi è una ditta che sarà molto diffusa. Ci sarà la possibilità quindi di ricaricare le auto elettriche sia con tessera che con un'app specifica, ma comunque per normativa ha una interoperabilità con altri circuiti, con altre reti, perché altrimenti insomma, certo, se ognuno fa il suo, cioè come se avessimo la benzina di un distributore che non va bene quindi ovviamente ognuno fa il proprio circuito e dopo ci sarà una certa interoperabilità, ecco. Allora, le leggo i messaggi. Sindaco Perini, lei è davvero in gamba, merita un comune più grande o un incarico regionale o statale? Magari un giorno onorevole Franco Perini. No, io siccome che sono in pensione vorrei poi, quando ho finito, anche godermi qualche anno di pensione. Allora, dai grande Franco, non lamentarti che il comune va bene perché sei capace e bravo, ormai è roba tua. Sì, veramente, cioè un po' di esperienza, perché dopo tanti anni, anche sul fatto di dire anche lì la continuità dell'azione amministrativa, se viene fatta bene con un certo criterio, comunque porta frutti, perché serve un attimino di tempo per entrare nei meccanismi dell'amministrazione pubblica, quindi tutta questa alternanza alla fine non è che sia sempre foriera di buone cose, ecco. Certo. Poi avete ampliato il PGT perché sono di Asola, vorrei venire ad abitare nel suo comune perché è gestito molto bene, dice Pietro.
Beh, fa piacere. Avete ampliato, quindi. Sono di un paese vicino al suo e devo dire che la differenza sulla capacità di amministrare la fa lei con modestia e una grande professionalità anche. Ringrazio. Poi, il sindaco, lei è troppo bravo, deve essere sindaco per altri 15 anni, grazie comunque. Beh, sì, Casalmoro ha, appunto. Poi, Perini, si può partire con gli asfalti sulle strade più dissestate? Grazie, chiede Guido. Allora, è un nuovo programma, appunto, chiede asfalti. Diciamo che noi abbiamo avuto un programma di asfalti che veramente, cioè, erano poche le strade più dissestate, almeno quelle che fanno riferimento al comune, perché noi non possiamo andare ad asfaltare perché so che spesso c'è la 343 di cui si sta discutendo, sembra, perché poi notizie non è che noi ne arrivino molte, sia già stata o sia in fase di passaggio ad ANAS questo mese. Dopo, strade molto dissestate noi non abbiamo, perché abbiamo, come ripeto, fatto diverse asfaltature. Forse la strada dissestata che c'è attualmente è quella che va da Casalmoro a Castelgofredo, che va alla Villa che poi va a Castelgofredo, ma perché è stata interessata da lavori che non sono conclusi, che riguardano l'ampliamento della rete del gas, quindi una nuova adduttrice per mettere in sicurezza anche così tutte le forniture in caso di guasti, è una nuova adduttrice che arriva a Castelgofredo e va anche oltre, però una volta che saranno conclusi questi lavori la strada verrà completamente riasfaltata e risistemata. Ovviamente adesso sono stati fatti dei rappezzi perché in attesa che venga finito il lavoro, ecco, diciamo, è stato fatto, sono stati chiusi i buchi, niente di più, però una volta completato il lavoro c'è la completa riasfaltatura, quindi anche quella strada sarà, certo, messa in ordine. Perini, salve, difende il fatto di avere il medico di base che la ST secondo me ci vuol far morire, vabbè, insomma, io glielo ho letto così com'è. No, vabbè, insomma, un medico per tot abitanti, insomma, è previsto, ecco, diciamo che questi sono scenari che non è che noi possiamo molto incidere sulle cose sanitarie tra ATS, regione, cioè, non è che noi abbiamo una grande incidenza su questi, ecco. Certo, c'era un altro messaggio sugli asfalti, ma probabilmente, appunto, come diceva lei, confondono magari le provinciali con, esatto, le comunali, magari perché sono in comune, ma il comune non può, esatto, toccarlo, insomma. Sindaco, salve, ci sono bandi per le attività, questo ne ha parlato prima, quindi sì, ha detto forse ce ne sarà uno nuovo, no? Sì, ce ne sarà uno nuovo nel corso dell'anno, un ulteriore bando per le attività produttive, e poi ne approfitto per dire che è ancora aperto anche per i privati, per chi ha avuto dei problemi proprio economici legati al Covid, è ancora aperto il bando per dei buoni spesa per dare una mano a chi si è trovato in difficoltà, ecco. Bene, poi ancora Perini, dai che riesci sempre a far quadrare i conti, grazie comunque per quello che fai, dice un altro messaggio, appunto, si parlava proprio del far quadrare i conti, quanto è difficile, appunto. Poi, sindaco, sono Rosa, volevo ringraziarla pubblicamente per quello che ha fatto per me e la mia famiglia, grazie. Per cui grazie. Altro messaggio a proposito appunto di quello che si stava dicendo poco fa, no? Appunto per le famiglie in difficoltà, partite con il taglio dell'erba e il verde, anche gli sfalci, insomma. Sì, beh, certo, siamo partiti, cioè sono già stati fatti i primi sfalci, la manutenzione delle aree verdi, siamo partiti e si procederà come sempre, ovviamente. Poi ancora un altro messaggio, il comune, perché non abbiamo anche noi un punto per le vaccinazioni? Poco fa, chiedo scusa all'ascoltatore se non è testuale perché l'ho cancellato per sbaglio, c'era un ascoltatore che chiedeva se avete un servizio trasporto per Castelgoffredo. Allora, il servizio vaccinale, noi, come quando ci è stato chiesto il mese scorso, abbiamo individuato un'area, una zona per quella del centro sociale, e quindi c'è stato anche un sopralluogo di ATS, però siccome che la predisposizione di questi centri vaccinali è venuta un po' così
strada facendo si è sviluppato un discorso differente. Io ne ho parlato anche col direttore di ATS qualche giorno, questa settimana, e poi si è sviluppato ad esempio il discorso di questo hub a Castelgofredo, che è un hub che io ho visto, ha iniziato lunedì a lavorare, è molto bello, molto funzionale. E quindi e poi passando alle prenotazioni col portale di Poste, Poste non vuole vuole tante strutture, cioè strutture di una certa consistenza, ma non tantissime, perché altrimenti ci si perde nelle prenotazioni. Certo. Quindi suppongo che non sia più necessario da noi un centro del genere, perché poi alla fine non è tanto il luogo, ovvero anche quello, ma lì insomma si può intervenire. Poi è personale, il grosso problema è del personale. A Castelgofredo sono riusciti a mettere in piedi questo hub, parlavo col sindaco per la gestione di questo hub, hanno impiegato 150 persone, quindi voglio dire è un impegno enorme, per cui noi non abbiamo queste capacità. Per cui penso che Castelgofredo non è molto distante, anche se resta in piedi comunque il polo vaccinale di Asola, quindi dell'ospedale, anche l'altro che hanno messo a disposizione per le persone con patologie, magari persone quelle over 80, cioè per chi ha problematiche un po' più, alcune problematiche, anziché essere fatto lì al polo vaccinale in Castelgofredo, li mandano ad Asola. Quindi c'è anche questo, non dimentichiamoci che c'è anche questo polo. Per quanto riguarda il trasporto, noi non abbiamo un trasporto diretto, però ricordo tutti che c'è un servizio ottimo fatto dal nostro centro sociale, che è un associato Auser, che fa già da sempre questo tipo di attività di trasporto delle persone fragili, persone, e quindi qualche anno che lo fa, quindi se uno ha necessità si può rivolgere anche a loro. Quindi il comune dovrebbe aiutarci per prenotare le vaccinazioni, dice un ascoltatore, anche che sono molto difficili. Facilissimo sì, non è andato. Allora devo dire che con questo nuovo portale delle poste è abbastanza semplice, no? Non è così complicato, però chi avesse comunque delle difficoltà, mi sento sempre di sponsorizzare intanto il servizio che sta offrendo l'Auser di Casamora, il centro sociale, che ho visto che offrono questo servizio di prenotazione per gli anziani, quindi è un centro per anziani, e quindi fanno questo. Ma anche chi avesse difficoltà può benissimo venire in comune dall'assistente sociale che segue i servizi sociali, che se non ci riesce sicuramente gli diamo una mano e lo facciamo. Come pure ne approfitto per dire che soprattutto per gli over 80, se avessero prenotato quando c'era ancora l'altro portale e non fossero ancora stati chiamati, si mettono pure in contatto col comune, noi prenderemo i suoi dati e li gireremo alla struttura, e nel giro di breve verranno chiamati all'ospedale di Asola per la vaccinazione. Quindi certo. Se c'è qualcuno che ha bisogno di questa di questo aiuto, non esiti a contattare il comune. Ecco. Benissimo. Allora siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Franco Perini, sindaco di Casalmoro. Grazie sindaco. Grazie a voi. Grazie.